siamo al Crinale, che è uno spazio di condivisione, di creazione, di creatività. E per noi è stata anche un po' la nostra piccola arca di Noè, in cui in un momento in cui fuori c'era il diluvio e non si sapeva se dall'altra parte ci fosse una sponda da raggiungere, è stata la nostra arca di Noè in cui abbiamo messo dentro tutti i nostri strumenti, tutta il sapere, tutte le esperienze che abbiamo accumulato negli anni in giro per il mondo a suonare, e abbiamo provato a rimetterlo in circolo, a metterlo a disposizione anche di altri. È stato un passaggio fatto molto col cuore, e credo che la gente che venga qui, che viene qui, abbia percepito questa cosa. Ero solo la tua evasione. Io per tantissimi anni ho avuto delle avventure musicali, soprattutto, che mi hanno portato molto in giro per il mondo. Il biennio che abbiamo trascorso è stata un'occasione forzata per rimettere in moto per me un discorso sull'identità che in generale c'era comunque sempre stato, sotteso a tutti i percorsi, prima con Sacri Cuori, poi Don Antonio, nei suoni, ma non solo nei suoni, direi proprio nella narrazione che ho sempre cercato di mettere in piedi, musicalmente non. Questi due anni ci hanno dato, fra tante cose brutte, anche la possibilità di riflettere anche sui luoghi, sulla casa. Tornare al Crinale per noi è stato davvero come un tornare a casa. Qui siamo a pochissimi chilometri dalle nostre abitazioni e siamo nella terra in cui siamo cresciuti. Credo abbia avuto un senso di ripartenza forte, quello di dire ok, qui comincia una fase nuova di tutto e comincia non solo non dimenticandoci da dove veniamo e chi siamo stati, ma proprio ricomincia da quello come ingrediente base. Credo che tutti noi musicisti e artisti in generale ci sia stata richiesta una reinvenzione di noi in questo periodo. Nel mio caso, nel nostro caso, non poteva essere una reinvenzione teorica, ipotetica, poteva essere solo una reinvenzione molto legata alla terra e alla nostra appartenenza. E credo che tanto il Crinale che la musica che sta uscendo di qui in questi anni rispecchi molto quest'idea. L'Emilia Romagna è una terra ricchissima di musica, ricchissima di fermento culturale in generale, ma sulla musica nello specifico credo abbia sempre avuto il suo angolo di ingresso molto particolare. L'Emilia Romagna è anche piena di studi e di spazi di registrazione ottimi, con degli allestimenti e delle tecnologie molto interessanti, oltre che ovviamente di alto livello. Chiaramente il Crinale non voleva essere uno spazio che entrasse in concorrenza con queste cose. È uno spazio di registrazione valido, attrezzato, ma è attrezzato a modo nostro, con strumenti che rispecchiano la nostra visione del suono e del mondo, e soprattutto è attrezzato in modo che tutto possa accadere insieme, in uno spazio condiviso, che la produzione musicale, la canzone, il brano che esce sia frutto di persone nello spazio e di musica e di suono che si mescola naturalmente nell'aria. Questo per noi, questo tema della compresenza, forse anche per il periodo da cui uscivamo, è stato un tema centrale da subito. Questo spazio consente questa cosa ai massimi livelli, molto più di uno studio di registrazione tradizionale. Offre anche la possibilità di mangiare e dormire qua, perché è una condivisione che va oltre il gesto musicale, ha a che fare con la creazione tout court, diciamo. Credo che chi viene qui lo faccia proprio per ripristinare una dimensione, direi quasi rituale, del fare, del creare musica, del condividerla, in cui per tot giorni si è davvero sospeso in una bolla. Siamo non troppo lontani dai paesi, ma sufficientemente distanti per non sentirne i rumori, anche e non solo in termini acustici. Stai qui qualche giorno e quei giorni sono dedicati alla musica. E davvero tutti i movimenti della giornata hanno quello come punto focale. Per me, che ho registrato tanto in tante zone del mondo, le esperienze di registrazione che ricordo sono quelle che sono state fatte in questo sistema, perché genera qualcosa sempre di particolare, di molto intimo, e credo che chi viene qui lo faccia perché ha a cuore questo sistema. E c'era ancora il mio nome. Colorama è un disco che nasce esattamente in questo spazio, a pochissimi centimetri dal posto in cui mi trovo adesso. Anche quello nasce come reazione al momento che stavamo vivendo. Ci siamo chiusi qui con due musicisti che stimavo molto, però con cui non avevamo mai collaborato su disco, che sono Piero Perelli e Luca Giovacchini, in arte The Graces, sono un duo toscano
che avevo conosciuto con la loro collaborazione, nella loro collaborazione con Emma Morton, una cantante scozzese. Non era detto che diventasse un disco, perché non era detto che i tempi che stavamo vivendo consentissero ancora questo formato, per cui ci siamo messi semplicemente a suonare assieme e contestualmente è arrivata anche la richiesta di Netflix per la colonna sonora di quella che poi è diventata la docufiction Vanna, che al di là dell'argomento apparentemente pop trash, categoria cui indubbiamente Vanna Marchi afferisce, il lavoro è un lavoro di documentazione, di inchiesta molto molto approfondito, e la musica si è dovuta adeguare a questo. Per cui è stato, da una parte sviluppavamo un disco senza nessun tipo di traccia, andando liberi, dall'altra invece dovevamo fare le musiche per questa cosa. L'idea iniziale era tenerle distinte, ma poi se sei nello stesso spazio con gli stessi musicisti le distinzioni saltano molto rapidamente. Alcune delle cose di Colorama sono andate in Vanna, alcune delle cose di Vanna sono rimbalzate dentro Colorama, e siamo usciti da questo biennio con un progetto che quantomeno dal punto di vista mediatico è forse il più importante che abbiamo fatto. Curioso che, pur essendo 2 anni e mezzo che non faccio una tournée lunga, da fuori ci sia la percezione che questo sia il momento più brillante ed esposto della mia carriera, per così dire. Io personalmente avevo un'idea completamente opposta, però magari quando ricomincerò a suonare si riallineeranno le cose. Ho il batticuore al buio quando spegni la luce. Quando siamo partiti con Crinale, l'idea è che dovesse essere uno spazio in cui non erano i nostri visitatori che si adeguavano allo spazio, ma era uno spazio che aveva sufficienti risposte per tante domande diverse. Qui dentro per noi la musica è centrale, perché siamo musicisti, però ci hanno già fatto anche delle prove di balletto, sono stati provati dei monologhi teatrali, sono stati fatti dei videoclip, sono state fatte altre cose. Qui dentro si possono fare tante cose. Siamo molto distanti dal centro, se per centro intendiamo Bologna, le grandi città. Qui attorno non c'è una grande città, c'è la Via Emilia con una fila di cittadine di medie dimensioni, ma la grande città è distante, se poi vogliamo considerare Bologna una grande città, ma sicuramente molto più grande di quelle qui attorno. Avere un cuore pulsante, una luce accesa per ospitare, favorire e nutrire la creatività molto lontano dal centro, nel cuore della periferia, nel cuore della provincia, per noi è una specificità molto forte, e per chi vede le cose come noi è una risorsa forte. Sta venendo gente anche dagli Stati Uniti, dalla Scozia, da tante parti qui. La diversità diventerà il minerale più raro di qui in avanti. Noi siamo fieri di questa diversità, che presenta anche il conto di difficoltà diverse, di criticità diverse, però alla fine diversi sono i frutti che crescono in collina, in salita, nelle viti che vanno per così, anziché nelle coltivazioni intensive della pianura. Qua faremo sempre qualcosa di un po' diverso, di un po' a modo nostro, e questa è la cosa che, qualunque sia il linguaggio, credo cercheremo di continuare a fare.